Benvenuti, nuovo appuntamento con Tutto Bene TV e la nostra puntata numero 85. Grazie a voi che ci seguite, grazie soprattutto al dottor Teo Zenico che è tornato a trovarci a un anno circa di distanza dal precedente incontro. Esatto. Dottor Teo Zenico, specializzato in urologia e andrologia, attualmente operativo presso gli ospedali privati di Forlì. Ovviamente parliamo di prostata, poi ve lo anticipiamo, sin d'ora parleremo, eh, anche di fertilità, perché eh, nella nostra riunione pre-trasmissione, insomma, sono emersi eh, dei dati veramente impattanti, davvero molto importanti. E purtroppo sono dati in negativo che ci devono portare a diverse riflessioni. Prima, però, intanto, visto, dottore, che parliamo di prostata, inquadriamo ecco, di cosa parliamo quando trattiamo eh, la prostata e poi verifichiamo anche quali sono le patologie più classiche. Eh. La prostata è una ghiandola che si trova davanti al retto, sotto la vesica e, come vedete nella diapositiva, all'interno della prostata passa l'uretra maschile. È una ghiandola che fondamentalmente serve per la procreazione. Cosa voglio dire? Il liquido gli spermatozoi che escono dal testicolo passano attraverso i dotti aculatori, i dotti deferenti e vengono arricchiti da zinco e da altri prodotti. E facendo sì che gli spermatozoi diventino fertili prima di incontrare l'ovocita. Quindi l'importanza della prostata è nella procreazione eh, e nella trasmissione della specie, quindi far sì che gli spermatozoi diventino maturi e quindi possano fecondare l'uovo. Questo naturalmente so, in una prostata so, ben funzionante. Infatti, infatti, si parla di ragazzi giovani, <ride> ragazzi giovani, per cui per un normale sviluppo sessuale per eh, la fecondazione è fondamentale. Soltanto che col tempo la prostata va incontro a alcune problematiche che possono essere infiammazioni prostatiche oppure a un, come dicono gli americani, a un aumento, allargamento della prostata, legato al fatto che eh, diversi fattori legati a un fatto infiammatorio, legati anche a un calo del testosterone all'interno del nostro organismo. Infatti sappiamo che il testosterone cala di, di 0,1 mg all'anno dopo il trentesimo anno di età. Quindi abbiamo un calo graduale del testosterone e contemporaneamente un aumento, un allargamento della prostata. Quindi il testosterone è un po' diciamo, un elemento di tutela per la prostata. Esatto, lo è. E quindi crescendo la prostata, e la prostata come abbiamo visto al suo interno contiene l'uretra può determinare dei problemi ostruttivi o irritativi a livello vesicale. E quindi questo parlando di patologia benigna. Poi c'è anche un altro aspetto che è la patologia maligna, ma se parliamo in ordine cronologico di età, parliamo prima di prostatite. La prostatite è tipica del ragazzo giovane, del giovane fino a 50 anni, insomma, fino a 50 anni, 45-50 anni, non si parla di adenoma prostata, ma generalmente si parla di lieve aumento o di prostatite, cioè un'infiammazione della prostata. Una curiosità dottore, mi scusi, ma da quando è che un cinquantenne è giovane cioè è entrato nella categoria giovanile? Perché probabilmente vent'anni fa non era così, quindi la domanda è che cosa è cambiato anche per voi medici che siete operati del settore? Considero giovane una persona che fondamentalmente mentalmente e fisicamente Fonte. è a posto, per cui... Il discorso giovane è un discorso aleatorio, insomma. Legato dalla carta di identità. Esatto, non è più legato alla carta di ma a quello che uno si aspetta, come uno vive la vita, allo stile di vita che ha. Per cui, può essere giovane anche a 80 anni, fondamentalmente certo. dipende come si è conservato fisicamente e mentalmente. Lo stile di vita rimane, noi Dello ne parliamo molto spesso. È fondamentale, fondamentale, fondamentale anche per la prostata, perché come ho detto. Eh, se hai un discorso, ehm, ad esempio, in irritazione, un colon irritabile, questo si ripercuote a livello prostatico, non per nulla. Per i naturopati, la, il colon è l'albero della vita. Eh, è naturopatia eh, si abbraccia o va a braccetto con la medicina tradizionale, insomma. anche. Per quel che riguarda la prostata? Anche per quel la prostata, per dire che una patologia vicina alla prostata può determinare una patologia prostatica, perché sono organi confinanti. Al di là della età, che comunque appunto dicevamo non è solamente quella scritta eh, sulla carta identità, comunque mi pare di capire insomma, che sia una… La prostata, un organo che può andare incontro a diverse patologie abbastanza facilmente, comunque, una di quelle che, appunto, non più tutelate dal testosterone, in calo dal trentesimo anno di vita, eh, insomma necessita di professionisti del suo settore, del suo calibro. Sicuramente, mh, per quanto riguarda un discorso di tumore alla prostata, generalmente eh, si dice di fare il PSA a 50 anni, PSA sappiamo che è un marker a specifico per il tumore, a specifico, ripeto, eh, per il tumore della prostata, specifico perché? Perché il PSA ti orienta verso una diagnosi, ma non ti fa fare diagnosi, cioè il PSA può crescere improvvisamente legato semplicemente a una cistite, a un'irritazione dell'intestino, al fatto che sei andato in bicicletta la sera prima e aver fatto l'amore la sera prima. insomma questo determina un aumento del PSA, quindi è un esame a specifico per la diagnosi del tumore, però ti orienta sulla diagnosi, okay. cioè voglio dire per il tumore della prostata cosa è fondamentale? Uno, il PSA totale e libero, perché anche il, libero, il rapporto totale libero è fondamentale, non soltanto il PSA totale è importante, tant'è vero che se il rapporto PSA totale libero è intorno a 10, c'è il 50% di possibilità che ci sia un tumore, quindi è fondamentale come esame. Ma poi è importante l'esplorazione retale, è importante l'eco transretale, ma soprattutto sta prendendo sempre più piede e per tutti per l'Europa, per l'America è fondamentale la risonanza magnetica multiparametrica della prostata. Tant'è vero che perché? Perché è importante, perché innanzitutto ha un margine d'errore del 30%. Che quindi è, è molto ridotto okay. rispetto a un ecotransettale che aveva un'attendibilità del 40%. E dà delle immagini che sono sicuramente iconograficamente più belle e questo ti permette successivamente di fare delle biopsie mirate sulla prostata oppure fare biopsie mirate sulla prostata o attraverso una risonanza o attraverso un eco transettale, cioè sposte l'immagine della risonanza. Su un ecografo e vai a fare le biopsie, quindi vai verso una chirurgia sempre meno invasiva, okay. non fai più d'amblè, quantomeno 12 prelievi o 24 prelievi per la prostata, ma vai a fare delle biopsie mirate per cercare il tumore. È sicuramente un passo avanti, ma questo tutta Europa, tutta Nord America, Australia, eh, si fa così. Insomma. La tecnologia che va avanti. Dopo parliamo proprio di questi paesi, a breve, perché sono comunati anche da uno di quei dati che ricordavamo in maniera molto veloce all'inizio della puntata. Nella sua esperienza di esercizio della professione negli ultimi 10-15 eh, anni, eh, come sono cambiati eh, i pazienti e se sono aumentati riguardo appunto ovviamente le patologie prostatiche? Ma la patologia prostatica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel nell'ambito urologico. È sicuramente cambiato, è cambiato uh, l'approccio, come stavo dicendo, per il tumore della prostata prima, è cambiato um, la diagnostica, abbiamo delle indagini che quando è iniziata la riga non, non c'erano, insomma, per dire eh, non si faceva la flussometria ed ecografia post-minzione per capire come, se c'era un fatto istruttivo a livello prostatico. Uh, mi ricordo che si operava una prostata grossa perché dà fastidio, ma non è più così. cioè Voglio dire, eh, devi valutare se il paziente, com'è il flusso, e quindi la flussometria, che è semplicemente una pipì, fa la pipì al computer dentro okay. un contenitore, e la valutazione del residuo per capire quanto urina rimane eh, dopo aver urinato all'interno della vesica. Quindi cose molto semplici. Ora a quel punto poi andare a fare un passo successivo che è la cistoscopia o un eco per capire la grandezza della prostata e consigliare al paziente quale tipo di intervento fare, se l'intervento si è, un intervento, se è aperto, se è un intervento endoscopico, eh, con laser, senza laser, cioè dipende un attimo, è cambiato completamente l'approccio. Cioè, è un discorso che si è affinato nel tempo e, e penso che sia andato tutto a vantaggio del paziente. Questo appunto per quel che riguarda l'approccio diagnostico, per quel che riguarda invece l'intervento post-diagnosi, anche lì l'intervento post-diagnosi è cambiato, mh, mi sono andato tanti anni fa, esattamente si facevano soltanto gli interventi a cielo aperto, si iniziavano a fare le TURP, cioè le residenza endoscopiche della prostata, eh, lentamente ha preso piede in Italia, in Europa, questa metodica e attualmente è ancora più usata. Cioè, vuol dire con un endoscopio, biendoscopica endoscopica, si ressega la prostata in maniera tale da togliere l'ostruzione che ha determinato o un fatto irritativo al paziente o un fatto ostruttivo. Cioè, cosa voglio dire? Eh, irritativo è andare spesso a fare la pipì in bagno, eh, ostruttivo è il fatto che faccia fatica a fare la pipì. Ok. Geralmente prima di arrivare a un discorso chirurgico, però, provi sempre una una terapia medica, se vuoi ne parliamo dopo, della terapia medica prima del discorso, anche lì c'è un cambiamento epocale secondo me. Torniamo al discorso endoscopico, in discorso endoscopico il principe ancora, il gold standard insomma è ancora la lesione endoscopica della prostata, a questo negli ultimi anni si è avvicinato il trattamento laser della prostata, trattamento laser che può essere green Greenlight, Tullio, Olmio, diversi tipi di laser che hanno il vantaggio di diminuire il volume della prostata, e quindi il paziente tiene il catetere un giorno o due, lo rimuove, ha ugualmente però purtroppo il trattamento laser nel tempo per un mese o due degli stimoli irritativi mentre l'edizione endoscopica, il paziente porta i cateteri 2-3 giorni, 4 giorni, rimuovi i cateteri e i sintomi disurici scompaiono più velocemente. Insomma. E poi puoi fare un esame istologico che con l'ASER non fai. Insomma. Sono comunque sempre terapie diciamo, a minor invasività? Sicuramente, sono sempre minor invasività, ma soprattutto queste sono indicate con una prostata che è, è intorno a raggiunge... 50-60 CC, insomma, eh, se sono più grandi se sono prossimo i 100 CC, 150 CC, non ha senso fare l'intervento endoscopico, si fa ancora l'intervento a cielo aperto tradizionale. Però come dicevo prima, prima di arrivare al trattamento chirurgico, c'è cioè la diagnostica che detto, di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto la terapia, mm. terapia che è cambiata con l'utilizzo degli alfalitici, cioè sono farmaci che aprono il collo della vesica okay. e quindi fanno urinare meglio e soprattutto farmaci che ti possono far diminuire il volume della prostata del 30% in tre mesi, perché inibiscono in parte il testosterone e quindi riducono la ghiandola prostata, il dito scusi. Accanto a questi ci sono i farmaci fitoterapici che hanno la loro importanza, se associato all'alfalitico, quando i sintomi irritativi o disurici sono di modesta entità o di media entità. e Qui abbiamo la Serena Repens, abbiamo i ricopene, l'ustica dioic, eh, pigeum africanum e tutti agiscono diminuendo eh, l'infiammazione all'interno della prostata. Non ti riducono il volume della prostata, però ti, ti tolgono i fatti infiammatori all'interno della prostata. Quando, quando dottor nel, nel suo settore è stato riscoperto questo mondo delle erbe, diciamo così? Ma io l'ho sempre utilizzato Beh. fondamentalmente. È un mercato, tra virgolette, eh, in crescita, sì. è l'unico che è in crescita, che ha un, un aumento del circa il 10% all'anno. Questo è già da 10 anni, 10, 15 anni che sta tornando, sta andando in questa maniera. E, Con buone percentuali di successo? Sì, infatti ho detto: nel paziente giovane, paziente che ha uno stimolo che ha un, una discreta flussometria e non ha un grosso, una grossa ostruzione, sono farmaci ideali. Insomma. Anche perché Perché tolgono l'infiammazione, ma a differenza di altri due farmaci che stavo dicendo prima, non agiscono a livello della sfera sessuale. Okay. Mentre tutasteride, finasteride, che sono farmaci che. Io antecedentemente che agiscono a livello prostatico riducendo il volume della prostata del 30% in tre mesi hanno degli effetti nel 20-30-40% dei pazienti riducendo la libido e riducendo anche la quantità del liquido eiaculato quindi per un uomo di 50 anni prima di dare un farmaco del genere chiedi sempre se vuol farlo insomma. <ride> se eh, prescriverlo capisce. certo eh, a 80 anni la, si prescrive più facilmente. Insomma. Sempre chiedendo al paziente se eh, le caratteristiche del farmaco okay, è fondamentale. Certo, essere molto chiari, diciamo così, nella illustrazione sì. di ciò che c'è di positivo, ma anche di quello eh, che può non esserci di positivo, come in questo anche caso. Perché la sessualità, ricordiamoci che è, è cambiata, non, non si ferma a 60 anni, ma va oltre, insomma. anche certo. perché. Un recente, studio, un recente studio, uno studio previagra della Massachusetts University, eh. Eh, telefonico, perché gli americani fanno gli studi telefonici. Eh, Sono eh, pragmatici, quindi... Eh, sì. Ha chiesto a, a over 75 se hanno oh. regolari rapporti sessuali mm. e il 40% ha detto che aveva regolare rapporti sessuali. Over? Over 75. 75. ok. Quindi questa è un'età previagra. Guardiamoci adesso, oh, con l'età sono passati dieci anni. Ottima sottolineatura. Sono passati dieci anni, quindi vuol dire che la sessualità eh, continua nel tempo finché ce lo permettono. Questo ci dà eh, il gancio, diciamo, anche naturale per passare un po' ad una seconda parte, collegatissima evidentemente alla prima più che mai, anche proprio attraverso questo passaggio, questo ponte, eh, la sessualità cresce e si mantiene più viva anche con il passare dell'età, con il passare degli anni, però si fanno meno figli. C'è un problema che sta diventando veramente molto serio legato alla fertilità in Europa, negli Stati Uniti e anche in Australia, ci diceva. Sì, abbiamo un calo della fertilità. Eh, lentamente nel tempo ci siamo accorti che si fanno meno figli, ma oltre a questo si è visto che gli spermiogrammi in questi paesi... Eh, sono nettamente diminuiti. Abbiamo un indice della fertilità che è calato del 50% in 50 anni e soprattutto in America sta calando dell'1,5% all'anno. Sono numeri pazzeschi. Addirittura l'OMS ha ridotto i parametri della normalità per quanto riguarda il numero di spermatozoi e morfologia nello spermiogramma. Questo ci dice tutto. Parliamo di questi paesi. La domanda è perché in questi paesi e non perché in Africa e non perché nell'America del Sud, punto interrogativo. Io la stavo per fare, ma era diciamo così, il passaggio obbligato in questo caso per cercare di capirne di più. Allora, partiamo da un concetto, che lo spermatozoo è una cellula molto sensibile all'interno del nostro organismo. Non per nulla i testicoli sono al di fuori dell'addome, mm. come in tutti i mammiferi e devono essere una temperatura ben definita che è al di sotto dei 365 mezzo Quindi qualsiasi noxa che agisca a livello testicolare, il testicolo ne risente. Voglio dire, temperatura a livello testicolare che aumenta, cioè il lavoro di persone che lavorano intorno, per dire i cuochi, insomma, ecco, okay. la temperatura è più alta. Oppure ad esempio il varicocele che determina un aumento della temperatura su quel, sul testicolo, varicocele vuol dire ectasia, mm. dilatazione delle vene spermatiche ti determina un aumento della temperatura e quindi, quindi, quindi un danno le spermatozoi che fuoriescono più lenti e di minor quantità, con una qualità diversa. L'altra cosa che dobbiamo considerare è anche l'inquinamento, l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento alimentare, eh, i fatti infiammatori, allora una recente, una recente pubblicazione fatta dall'Italia di Andrologia sui spermiogrammi fatti nella Terra dei Fuochi a Taranto e altre città italiane in cui erano meno inquinati, se avete che gli spermatozoi in due zone, cioè a Taranto e a Terra dei Fuochi, erano nettamente inferiori come qualità e numero di spermatozoi. Cosa vuol dire che sono le cellule umane che risentono di più dell'inquinamento inquinamento, sia atmosferico che alimentare. Consideriamo alimentare che cosa? La cosa più semplice. Noi introduciamo mediamente dai 3 ai 4 kg di anticritogamici all'anno attraverso gli alimenti. L'altra cosa, utilizziamo antibiotici per tutti gli allevamenti. No? Quindi gli antibiotici rallentano la motilità dei spermatozoi, oltre al fatto che determinano una cosa molto importante, cioè le resistenze agli antibiotici certo. stessi. Per cui quando se ne ha veramente bisogno, sono, diventano, meno, diventano efficaci. meno efficaci quindi sono cose che si devono far considerare l'altra cosa importante è uno che la donna e l'uomo cercano i figli over, over 36 non più come si doveva 20 anni fa che cercava i figli a 20 anni mm. quindi la donna sappiamo che il massimo della sua fertilità è dai 20 ai 30 anni dai 30 ai 40 anni dopo i 40 anni anche la donna ha un problema a livello ovulatorio, e di conseguenza la possibilità di avere figli si riduce al 4%, 4-5%, mentre dai, fino a quella, fino ai 40 anni abbiamo dei valori molto alti. Insomma. E, ma questo è legato a, a che cosa? Al fatto che la, questa società ci impone prima di studiare, poi di trovare un lavoro se si trova, trovare la persona giusta, trovare la casa. Cioè, eh, cerchi figli dopo i 36, verso i 40 anni. E verso i 40 anni non sempre è facile fare dei figli, insomma, è questo poi è il concetto fondamentale. Come la messa giù ci, ci fa venire voi di tornare bambini? <ride> per evitare tutti <ride> Se quei passaggi possibile. Se fosse sempre possibile. più difficili, in effetti, sempre più difficili. Se eh, fosse possibile. Farei un passo indietro e, tornando appunto al legame tra l'infertilità e il cibo da un lato, ma anche l'aria che respiriamo, quindi dall'altro avendo fatto la specifica sulla ricerca che riguarda proprio la terra di fuochi, è scientificamente acclarato, punto di domanda, cioè siamo certi che c'è un certo legame definito tra questi elementi e l'infertilità stessa. Almeno si sta dimostrando, la domanda ritorna, perché nei paesi eh, che non sono sviluppati come noi abbiamo questi dati, se non per questi motivi? l'uso anche del cellulare sempre nei pantaloni, vicino anche ai testicoli, ci aumenta la temperatura. Quindi eh, L'altra cosa importante sono infezioni sessualmente trasmesse, okay. che ti determinano un danno sulla fertilità sia nel maschio che nella femmina. Parliamo della clamidia, parliamo dell'uroplasma, cioè eh, fanno sì che gli spermatozoi si, si rallentino e si aggregano tra di loro per cui non possono incontrare l'uovo in quanto sono okay. lenti e soprattutto danno dei danni a livello sia tubarico nella donna quindi chiudono le tube e nell'uomo danno chiudono i deferenti come abbiamo visto nella diapositiva se ci fai vedere, ecco nella diapositiva presente vediamo come, come dal testicolo fuoriescono gli spermatozoi, vanno nelle vesichette seminali, passano attraverso la prostata e vengono messe durante l'eiaculazione quindi un danno a questo livello ostruttivo legato a fatti batterici ti determina una difficoltà nelle Ugualmente le calcificazioni prostatiche, che sono l'espressione di un fatto infiammatorio a livello della prostata, c'è cioè la fotografia insomma, di quello che è avvenuto, dimostrano che stato, può esserci stato un danno anche a livello prostatico. Quindi la prostata non mette fuori quei prodotti che servono per far sì che gli spermatozoi diventino attivi. Quindi la, il discorso è, è molto più complesso. Cioè, certe malattie, l'uroplasma, la chromidia, 30 anni fa ne vedevi molto pochi in Italia, è una malattia che viene dal nord Europa. Eh, sono patologie che noi non conoscevamo, non conoscevamo okay. che però sono legate, alla, sono malattie sessualmente trasmesse che danno queste determinano questi danni. Mm, mi pare di capire che anche in questo caso ci sia quindi un richiamo forte fin dove è possibile allo stile di vita per quel che riguarda eh, la sicurezza alimentare e anche i pesticidi, quindi come si diceva prima 4 kg di anticriptogrammi ingeriti da ciascuno di noi ogni anno. Se andate sulla nostra pagina, sul nostro canale YouTube, che ovviamente si chiama Tutto Bene TV, potrete trovare le due puntate in cui abbiamo diviso una interessante tavola rotonda con altrettanti... Eh, interessanti quattro eh, ospiti proprio eh, sull'argomento. Eh, facciamo conto che tutto il nostro pubblico, sappiamo che in questo momento non è così, ma facciamo conto che sia di 20-25 anni, eh, che consigli possiamo dare allora per cercare di evitare questa problematica che poi a livello anche ideale eh, ci pone dei grandi problemi per il futuro. Ma considera che una coppia su sette ricorre alla, alla inseminazione artificiale adesso? Eh, questo è un dato in Italia. In Italia, beh tanto. Certo. Eh, non era così dieci anni fa, ma probabilmente crescerà eh, mm. nel giro di qualche anno, per cui è un dato che deve essere è importante. La, la cosa importante è la prevenzione. Mm. Prevenzione che visto che l'età in cui si fanno i figli non è più 20 anni ma 36-40 anni, devi togliere le noxe che ti possono... Determinare un danno sulla fertilità. Quindi, discorso, stile di vita, alimentazione è fondamentale. Però è importante anche che cosa? Evitare malattie sessualmente trasmesse o quantomeno curarle nei tempi giusti, okay. appena riconosciuti. L'altra cosa, che invece è ugualmente importante e fondamentale, parlavo prima del varicocele, è una patologia che può determinarti un danno a livello della fertilità. Cioè, la presenza di, di aumento di temperatura a livello della, del testicolo ti determina un aumento di temperatura. Quindi, se tu tratti il varicocele eh, dai 16 anni, quando lo scopri, perché è il momento della pubertà, fino ai 20, 23, 24, 25 anni, non hai un danno sulla fertilità, perché il testicolo recupera nel giro di 6 mesi, un anno. Okay. Quindi i spermatozoi ritornano ad essere nella normalità. Quindi, discorso di prevenzione, prevenzione nella scuola negli ambienti sportivi, eh, parlarne di queste cose e quindi è fondamentale secondo me. I ragazzi, uomini hanno la fortuna di avere il testicolo al di fuori dell'addome, quindi l'autopalpazione è fondamentale sempre. L'altra cosa è verificare se i testicoli sono sempre in sede, quindi cioè che non siano testicoli mobili perché se vanno nell'addome il testicolo soffre perché ha una temperatura diversa, cioè cose molto semplici che ti possono aiutare nel prevenire quando è necessario. Una, malat una malattia, una patologia <ride> che eh, può essere validante per il futuro della specie, insomma. Quindi parliamo di un discorso di prevenzione, che è fondamentale, okay. Okay. più che la terapia. Prevenzione dai 16 anni, il momento della pubertà, nelle scuole, nei ambienti sportivi, in parrocchia, dove vogliamo, però parliamone. Eh, cerchiamo di risolvere i problemi in questa età finché sono giovani, poi per le altre cose. Si vedrà, nel senso che è importante che i ragazzi si rivolgano allo specialista appena superata la pubertà. Come le ragazze vanno dal ginecologo certo. alla prima amministrazione, al menarca, è importante che i ragazzi siano visti dopo la pubertà per risolvere delle problematiche che possono essere importanti per il loro futuro. cioè Non ha senso operare un varicocello a 50 anni certo. perché c'è un danno sul testicolo che è irreparabile. Se tu lo operi a 16 anni o 20 anni, tu gli risolvi un problema. Chiaro. E questo diciamo nella pratica: eh, pochi minuti ancora, magari dottore, visto che comunque questi sono i suoi argomenti professionali di una vita e anche quotidiani, evidentemente, una riflessione su quello che con questi dati sulla fertilità, sul caso della fertilità, eh, può riguardare il futuro appunto della specie, come diceva. <ride> eh. Io dico che è importante per ogni cosa, per ogni malattia, fare la prevenzione, quindi è fondamentale questo. La prospettiva non la sa nessuno, però sicuramente se riduciamo il discorso dell'inquinamento ambientale, dell'inquinamento alimentare, risolviamo sicuramente. Lasciamo un qualcosa ai nostri figli di, di importante, insomma, la risoluzione di questi problemi, o quantomeno l'attenuazione di queste problematiche. Bene. Qualche consiglio importante e significativo lo ha dato, quindi insomma chi è all'ascolto può prendere nota e comportarsi di conseguenza. Ringrazio voi di avermi invitato. Ma un piacere, grazie al dottor Teo Zenico, quindi specializzato in Urologia ed Andrologia, attualmente operativo presso ospedali privati. Di Forlì abbiamo fatto il punto della situazione un anno dopo il suo precedente intervento in studio. Grazie a voi per aver seguito questa nostra puntata numero 85. Alla voce Tutto Bene TV trovate tutte le precedenti puntate sia sul nostro canale YouTube che sulla nostra pagina Facebook. Grazie, alla prossima!